I carabinieri della compagnia di Crotone, dello squadrone liportato Cacciatori Calabria del nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio per il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere della via ex Acquabuona. I carabinieri, al termine di questi accertamenti, hanno tratto in arresto una donna di 59 anni ed un uomo di 52, poiché nella disponibilità della donna il personale operante ha rinvenuto circa 85 grammi di cocaina ed un bilancino elettronico, mentre in quella dell'uomo i carabinieri hanno rinvenuto circa 90 grammi di cocaina. I militari hanno inoltre ritrovato nelle vie limitrofe dell'istituto scolastico ubicato in via Carducci e di conseguenza sequestrato 26 grammi di cocaina, 233 di marijuana, un caricatore per pistola calibro 7,65, 11 bilancini elettronici e materiale per il confezionamento. Nel corso delle operazioni sono state identificate 51 persone, 9 sanzioni amministrative per violazioni delle norme di contenimento alla diffusione del Covid. Sequestrate due autovetture perché sprovviste di copertura assicurativa. Controllati inoltre 33 mezzi di trasporto, denunciate 7 persone del luogo, le quali si sono rese responsabili di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Terminate le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in attesa dell'udienza di convalida.